rapporto e una fotografia che hanno in mente l'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, che è un organismo del distretto produttivo della pesca, della crescita blu, e propone a tutti gli stakeholders, prima di tutto all'amministrazione regionale. Ma non si rivolge solo alla regione, perché fa una fotografia dello stato di salute del mare e nel Mediterraneo, nel Mediterraneo centrale, e soprattutto nei rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Qui si tratta di fare un cambiamento di rotta, soprattutto sul piano qualitativo, della valorizzazione del pescato e soprattutto per dare valore aggiunto al lavoro che i nostri operatori svolgono. La dimensione che è stata rappresentata dall'osservatorio pone scenari nuovi, alcuni interni e altri internazionali. Il primo scenario è quello che riguarda appunto l'identità del prodotto siciliano, la sua valorizzazione attraverso politiche di marketing che siano adeguate a sostenere un prodotto di alto livello e di alta qualità. Noi abbiamo un plateau, un menù di prodotti di eccellenza e che meritano una giusta identità e una giusta valorizzazione. E poi c'è un problema di carattere internazionale, cioè quello della condivisione di queste risorse. Sì, oggi è un'occasione importante di approfondimento per fare il punto della situazione sulla nostra pesca, che chiaramente non eredita scelte importanti, scelte adeguate da parte dell'Unione Europea. Non possiamo dimenticare come le politiche spesso hanno portato alla rottamazione delle barche e al deposito delle licenze. Questo aveva assottigliato la nostra flotta, di fatto annichilendo ogni prospettiva. Abbiamo dei dati confortanti, questa diminuzione della flotta si è arrestata e oggi siamo qui per fare il punto e per parlare di politiche di sviluppo, come il governo regionale e le importanti iniziative in essere, partendo da quel grande tema che finalmente l'Unione Europea riconosce, che è quello della regionalizzazione del settore, delle vicende, quindi con anche normative di carattere regionale che stiamo elaborando, cercheremo di dare giusto impulso e giusta prospettiva a questo comparto, consapevoli delle immense potenzialità che possiede. Il rapporto annuale 2017 affronta il quadro conoscitivo della situazione della pesca siciliana nel corso di questi ultimi anni. Il dato più importante è sicuramente la stabilizzazione del flusso di decrescita del numero di motopescherecci, che si è stabilizzato intorno a 2700 motopescherecci nel corso degli ultimi 3 anni. Significa che abbiamo raggiunto, dopo una decrescita fortissima nel periodo 2010-2013, abbiamo raggiunto il fondo, il plateau, e che da questo fondo bisogna ripartire per una politica diversa che garantisca a questo importante settore economico della Sicilia il ruolo che deve avere nel contesto nazionale.